Luca Bigi, ciao. Ciao. Beh, sono contento che sei con noi. Avere i nazionali è sempre molto piacevole. Grazie mille, ce l'abbiamo fatta, un po' lunga, però siamo riusciti ad arrivare un dunque, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta, sì, ci siamo rincorsi per un po', sto giro. Però, insomma. Senti, Luca, grazie di essere con noi sul canale Libero di Bulldog Rugby Supplies e grazie alle zebre che ci hanno messo in contatto. Canale a disposizione di tutta Ovalia, chi vuole venire a parlare di rugby con noi è il benvenuto. Quindi tu oggi poi sei una di quelle che io chiamo le superstar del mio canale. Siamo pronti Beh, a voi... parlare di rugby, allora, a raccontarci un po' e a parlare di rugby. Sì, guarda, io sono contento di avervi perché generalmente alterno un po' i campioni con piccole società. Perché l'intento del canale è quello di dare risalto al movimento proprio del rugby. Quindi, insomma, le Certo. piccole società, se ci siete voi, ha un senso il mio canale, altrimenti poca roba. Volevo iniziare subito chiedendoti una cosa, no? Sir Jamie George dei Saracens, 109 kg. Monsieur Peato Mouvaca del Toulousain, 124 kg. I tuoi dirimpettai, io li definisco così. Quale dei due è migliore? Allora, secondo me sono valori sui chili un po' abbondanti, Ah diciamo sì. così, dai. Sì, no, comunque Jamie George, no, effettivamente sono comunque due giocatori fisicamente molto strutturati. Jamie George, un giocatore assolutamente formato, la sua carriera sta parlando, ha raggiunto i 50 cap durante questa Autumn Cup. Allenatore titolare dell'ultimo tour del British and Irish Lions, ha vinto due edizioni dell'ultimo quattro Sei Nazioni col Grande Slam. Mouvaca, un giocatore giovane a Tolosa, anche lui ha fatto il mondiale con la Francia, un giocatore molto dinamico in giro per il campo. Se non sbaglio, è un 95, non voglio dire. Sì, è un 95. È un 95, ho avuto modo di parlarvi lui anche con Leo Ghiraldini, che è stato suo compagno a Tolosa, però ecco, forse per quello che ha fatto e per quello che è in questo momento, Jimmy George lo reputo un giocatore assolutamente completo in questo momento. Ma ascolta, quando ce l'hai proprio davanti, che Che effetti impressione fanno? fa? Eh? Ma no, c'è abbastanza rispetto comunque al di là del momento, non so, durante una mischia avversaria e tutto, però capita spesso e volentieri anche prima delle partite o fine partita, appunto come definivi tu, ti ripetai, ci cerchi visivamente per un saluto speciale, Ah. per una stretta di mano, un abbraccio, scambiarsi la maglia quando si gioca con la nazionale. Quindi sì, con Jamie George ho avuto modo di giocarci più spesso, quindi ho il massimo rispetto di lui. Mouvaca, ho giocato contro quest'ultima partita contro la Francia a Parigi, però sì, ecco, forse Mouvaca, polinesiano, capello scuro, capello bianco, due piloni non tanto belli, ecco, forse ha fatto un effetto diverso rispetto a come Jimmy George si presenta da inglese, da posh English qual è, quindi sì, dai, diciamo così. Eccoci. Allora, visto che abbiamo parlato di pesi, faccio una piccola breve scheda tecnica. Luca Bigi, Reggio Emilia, 19 aprile del 1991, 29 anni, 1,80 m per 100 kg, quindi non sei leggero neanche tu. Maglia numero 2, ruolo hooker, tallonatore, no? Delle zebre e 24 caps in nazionale. Qualche errore, cavolo. Caspita, ho sbagliato. Qualche errore, sì. Vabbè, la pai chili sono 5 in più, però quello non E vabbè, ma è. quella non è colpa mia, No, se ingrasso se dimagrisce andiamo. non andiamo. Meglio così, dai. No, qui con la nazionale, quando ho chiuso l'Autumn Cup, sono arrivato a 31 cap. Ah cavolo, allora devo tirare le orecchie a chi ti fa la biografia. Devo andare a controllare meglio, devo vedere gli articoli. Chi scrive evidentemente non è così, così in gamba. Comunque va bene, 31 caps iniziano a essere veramente tanti, nel tuo palmarès. Sì, sono tanti,
diciamo che veramente quando ti guardi indietro e penso al giorno dell'esordio, non voglio dire sembra ieri, però questi 3 anni sono davvero passati velocemente. Di mezzo ci sono stati 3 Sei Nazioni, una preparazione mondiale, un mondiale, e il tempo passa, per cui è giusto anche ogni volta che si indossa la maglia nazionale, ogni volta che c'è l'opportunità di scendere in campo con quei colori, che sia l'allenamento, in vista di una partita, o che sia la possibilità appunto di rappresentare il nostro paese, deve essere vissuta come se fosse l'ultima, perché davvero adesso, come hai detto tu, 30 non sono sicuramente pochi, auguro di farne altrettanti, di essere sempre fisicamente, mentalmente all'altezza, però ripeto, guardandosi indietro, cavolo, sempre ieri, invece sono già passati 3 anni, che non sono tantissimi, per cui è giusto iniziare a rendersene conto. Le vittorie non sono state tante, però comunque continuiamo senz'altro, senza ombra di dubbio, a lavorare. Adesso si aspetterà fra 1 mese e mezzo l'appuntamento delle selezioni 2021. Ricomincia, sì. Ricomincia fra poco, abbiamo un mese di dicembre importantissimo con le Zebre, la partita a Brive, i 2 derby, sì. La Coppa Europa ancora, il campionato, quindi non c'è un attimo per abbassare la guardia e per bisogna sempre essere sul pezzo, in controllo, determinati e essere pronti per il prossimo passo. Certo. Senti, tra parentesi, eravamo partiti da Reggio Emilia, no? Reggio Emilia è una fucina di talenti, tu poi Odiete, tu però non hai mai giocato con Odiete, perché Benetton, lui era andato via, tu sei arrivato, giusto? No, io ho giocato un anno a Treviso con David. Ah, ok. E a Reggio abbiamo fatto circa una seconda parte di stagione, l'anno in cui sono rientrato dopo una piccola esperienza in Inghilterra, lui era a Reggio, sì. E abbiamo fatto la seconda parte di stagione nel nostro club d'appartenenza, però essendo un pochino più piccolo di me, David è un 93 se non sbaglio, e tra giovanili così sì. Non ci siamo mai incontrati. Sì, poi adesso c'è Daniele Rimpelli che è stato convocato con la nazionale, anche se durante quest'autunno cup non è sceso in campo. Cristian Bezzi ha fatto sì. Mondiale 2003, seconda linea storica del rugby di Adana, sì. Mi auguro che ce ne siano tanti altri. Beh, anche Giovanni Biondi, il tuo preparatore atletico Giovanni Biondi di Reggio Emilia. Michael Magliani, assistente preparatore delle Zebre e di Reggio Emilia, infatti siamo in tre. Io andate avanti e indietro assieme in macchina, risparmiate. No, abbiamo lavorato diversi, nonostante io e nonostante la famiglia di Rimpo abiti a 150 metri da casa mia. Ah, sì, siamo molto molto vicini, anche perché più o meno la zona del campo, la canalina dove è vicino al campo, quindi più o meno anche Macagnani abita qui vicino. Correggio non è una città grandissima, è considerato un paese, nonostante faccia 150.000 abitanti. E comunque ci siamo 4 reggiani in quel di Parma, diciamo così. Eccola, eccola. Senti, tu chiaramente hai iniziato a giocare a Reggio. Io ho iniziato a giocare a Reggio relativamente tardi, in prima superiore, grazie a Tardi, grazie alla spinta, definiamola così, di 2 carissimi amici che praticavano rugby quando eravamo giovani. Poi dopo, gli allora giocatori della Rugby Reggio venivano nelle scuole per promuovere appunto il rugby, un po' seguito dalla forma fisica, comunque col calcio, nonostante discrete soddisfazioni, ma soprattutto per quanto riguarda la velocità, la rapidità, giocando terzino, non avevo grandissimi ritorni, diciamo così, un po' della voglia e il desiderio di conoscere questo nuovo sport. Per un piccolo periodo ho intrapreso entrambi gli sport, quindi giocavo a rugby, però anche a calcio, perché alla fine erano il gruppo degli amici, che tuttora sono miei carissimi amici, e dopo mi sono avvicinato a questo splendido sport, a Reggio, in Under 15. Ho fatto 3 stagioni l'under 15, la seconda under 15, 2 anni under 17, quindi 3 stagioni a Reggio nel giovanili, per poi dopo trasferirmi nei 2 anni di under 19, l'allora under 19 elite
parliamo del 2008-2009, sono passati tantissimi anni ormai, a Viadana, giocata a Viadana l'Under 20, dopodiché una piccola esperienza, come dicevo prima, in Inghilterra, Inghilterra, Richmond, a Richmond. Ma com'è sì. stato? Come mai sei andato a Richmond? Allora, io volevo fare un'esperienza, volevo comunque fare un'esperienza di vita, terminata la scuola. Giusto, giusto, concordo. Non avevo l'intenzione di proseguire gli studi inizialmente, e quindi ho detto facciamo un'esperienza tramite un ragazzo che giocava a Reggio di Noceto, che ha messo in contatto con questo altro ragazzo di Parma, che tuttora è un mio carissimo, carissimo amico, che appunto era andato in Inghilterra per lavoro, essendo lui di madre inglese, però aveva trovato squadra in questo club, un club storico, un club che nell'anno in cui andai io festeggiò il 150° anno nel sud-ovest di Londra, vicino a London Scottish, Ealing, London Welsh, Harlequins, Twickenham, quindi la zona lì in 10 km quadrati La c'erano storia del rugby. una quindicina di club nelle prime due, tre leghe del campionato inglese. Quell'anno lì eravamo in National 2, mi allenavo principalmente con, diciamo, mi alternavo tra prima persona Sì. e seconda squadra, comunque il livello era discreto. E tra l'altro sono passati da Richmond Kyle Sinclair, il Sì. pilone dell'Inghilterra, Inghilterra. un altro pilone, adesso mi sfugge il nome, che è esordito anche con la Scozia, pilone sinistro, mi sfugge il nome, è esordito con la Scozia un paio di anni fa, mi sfugge il nome, Vabbè. una terza linea che adesso gioca, che ha giocato per tantissimo tempo ai Wasp, un'altra terza linea che ha giocato agli Harlequins, quindi giocatori comunque che sono passati da Richmond per arrivare a buoni livelli in Premiership, alcuni anche all'alto livello con il internazionale. E quindi niente, dicevo, attraverso questo contatto sono andato su, ho fatto una settimana di prova, ovviamente era un club semiprofessionistico e ho deciso alla fine di rimanere su. Il club mi ha assunto un po' come tuttofare, diciamo così, per quello che era il bisogno del club, dalla gestione del pub, quindi le forniture settimanali, tenere i precambi, dare una mano ai tuttofare del club. Eravamo in due giocatori, nel mentre ho certificato l'inglese, quindi ho fatto un corso intensivo d'inglese, sono stato su circa 7 mesi ed è stata un'esperienza di vita. Ho giocato a rugby, mi sono divertito, ho certificato l'inglese, dopodiché ho deciso di rientrare un po' perché non volevo perdere l'opportunità anche di poter giocare nella Rugby Reggio, dove comunque eravamo quasi lì per salire in Serie A, no, in eccellenza, perché abbiamo vinto il campionato di Serie A, sto dicendo una cavolata. E niente, da lì ho deciso, torniamo a casa, ho fatto 7 mesi, sono contento, l'esperienza era andata al gonfio bene, sono rientrato, ho fatto questa seconda parte di stagione a Reggio, dove abbiamo vinto il campionato. E poi devo fare i primi 2 anni di eccellenza, l'allora eccellenza, quindi Sì. 2010, 2011, 2011, 2012 a Reggio con, come dicevo prima, Christian Bezzi, che era Sì. rientrato nel suo club di formazione, e ottimi giocatori. C'era Cigarini, il mediano di Mischia, che veniva dal Gran Ducato, che purtroppo dopo qualche anno ci ha lasciato per quell'episodio quando sono appena andato negli Stati Uniti a studiare, e Tommy Bricoli, erano passati da Reggio buoni giocatori. Da lì ho fatto l'esperienza, sono rientrato a Viadana con Roland Phillips, e l'anno, adesso non mi ricordo, sto facendo, vedo, sarà stato 2013, perché dopo ho fatto Viadana, Padova e poi Treviso, quindi sì, Viadana.
E anche lì ho giocato con Bronzini, che dopo siamo diventati molto amici, l'ho ritrovato a Treviso, altri ottimi giocatori, poi un club molto storico al quale sono tuttora molto legato. Dopodiché Padova, Padova, dove la Padova sì, col Rovigo, Petrarca, c'è il Petrarca, la Rovigo. dove anche lì è stata una bella stagione, dove l'allenatore era Moretti, tuttora nostro mio allenatore qua alle Zebre. Ho giocato con altri ragazzi che poi ho trovato sia in franchigia, adesso non so, mi viene in mente Federico Conforti, che qua a Reggio gioca nella mia città, abita vicino a casa mia, anche con lui ci frequentiamo, quindi questo anche per dire quanto il rugby unisca nelle varie situazioni, negli anni. E dopo basta la lunga parentesi ovviamente, di Treviso, e 4 stagioni, e adesso abbiamo iniziato la seconda stagione qua a Parma, quindi ormai le stagioni primavere iniziano ad essere un po' tantine. Quindi Ma tornando un po' indietro, ti butti giù in continuazione con questa storia dell'età, no, dai. è vero, perché cavolo, diceva, i 31 che sono tantini, vai là in Gigi, poi guardi l'Under 20, sì, poi l'Inghilterra, poi Reggio, poi Viadane, poi Padova, e poi Treviso, adesso 2 anni alle Zebre, qui sono essere tanti. Comunque sì, dai, da raccontare ne ho, avrei Eh splendide sì. parole da esprimere per ogni esperienza fatta, per ogni club in cui ho giocato. Mi sono sempre trovato molto bene, ben voluto ovunque, quindi farei ogni piccolo passo fatto ancora una volta. Beh, insomma, è stata una carriera comunque con tante soddisfazioni, anche perché quando tu sei andato, cioè quando tu sei poi dopo andato a Benetton. È stato un bel traguardo quello, cioè è stata comunque una carriera che tu poi non sei uno dei pochi dei nazionali che non è passato come si dice, dalla casellata, sono in bambola perché oggi è la quarta intervista che faccio, quindi sono un attimo rimbambito, ma che non sei passato Dell'Accademia, dalle accademie. dell'Accademia. Sì, ho fatto poco, ho fatto Nazionale Giovanile Under 18, Under 19, non ho fatto l'Under 20, ma anche perché allora ero un po' ibrido, giocavo a sinistra, giocavo tallonatore, non avevo un ruolo ben definito, fisicamente non ero super formato, quindi mi do sempre un po' il beneficio del dubbio di dire probabilmente è stata quella la motivazione per cui non ho partecipato ai 2 anni under 20, perché fondamentalmente poi sono due. Comunque non ho assolutamente abbassato la guardia, sono stato costante per quello che è stato il mio lavoro, e sicuramente approdare a Padova mi ha dato una mano per poi dopo arrivare a Treviso. L'adattamento a Treviso, sono sincero, non è stato facile. Ho avuto un periodo in cui, il primo periodo, non ho giocato tanto, dopo ho acquisito un po' di fiducia. Ho trasmesso fiducia anche agli allenatori, che mi hanno ricambiato con un notevole minutaggio. Poi dopo da lì, pian pianino, l'arrivo di Crowley, Bortolami, Ongaro, Gallon, e così la ricostituzione della nuova Benetton che stiamo vedendo in queste ultime stagioni, che l'ho vissuta dal prima al durante. E niente, dopo la ciliegina sulla torta è stata l'ultima stagione, con l'ultima partita, raggiungendo i playoff, con appunto la partita, i barraggi, quarti di finale persi per un soffio a Munster, e poi dopo l'esperienza del mondiale, e poi ci siamo buttati a capofitti in questa nuova avventura a Parma. Sono rientrato vicino alla mia famiglia, vicino alla mia moglie, alla mia compagna e al mio figlio. Adesso maturato un pochino più di esperienza in un ambiente come quello di Parma, folto di ottimi giovani che si stanno affacciando all'altissimo Eh livello, sì, eh sì. mettiamo un po' a disposizione anche quello che è stato il percorso intrapreso in questi ultimi anni. Sono felicissimo di far parte di questo club che sta crescendo notevolmente, che sicuramente ha bisogno di risultati, ma quello che dietro le quinte si sta facendo in questo periodo è notevole, e noi giocatori lo stiamo toccando con mano, quindi sicuramente in Certo. collaborazione con la nazionale, con la capacità e le conoscenze dei tecnici,
chi lavora negli uffici, le figure, mi viene in mente di Giorgio Biagi, inserito all'interno dello staff in quest'ultimo, in quest'ultima stagione, sicuramente sono un valore aggiunto. E quindi niente, sì, dicevo che sono contento e felice di far parte di questo progetto. Certo. Parliamo un po' della nazionale. Allora, siete appena tornati indietro con l'Autumn Cup. Il tuo bilancio qual è? Allora, mio bilancio qual è? Nel senso, voglio essere sincero, i risultati parlano, per cui non possiamo nasconderci dietro un dito, perché fondamentalmente abbiamo affrontato una Scozia non irresistibile, un Sì. Galles che potevamo battere, un'Inghilterra notevolmente superiore, un'Irlanda che forse in questo momento sono superiori a noi, una Francia che tutti decantavano come seconda squadra e abbiamo visto Ma va, come si è hanno vinto, sono comportata. tutti quelli che hanno vinto il mondiale under 20, cioè voglio dire, non è che poi puoi dire se erano quattro brocchi che hanno No, buttato però sai, dentro giustamente così. dicono, la Francia che ha quasi vinto il mondo, quasi vinto Sei Nazioni, completamente rivoluzionata contro di noi, hanno vinto bene contro l'Inghilterra fino al 95esimo. Definiamole così, non le primissime scelte, ma appunto per questo accordo che hanno avuto con la Lega del Top 14, hanno dovuto comunque rivoluzionare un po' la squadra. Però, tornando alla tua domanda, cioè anche in qualità di quello che è il mio ruolo, io ho visto, voglio vedere a 360 gradi quello che è stata l'Autumn Cup e non posso che essere contento di come i giovani si sono approcciati ad alto livello, di come la fiducia che è stata data a Paolo Garbisi, il notevole lavoro che è stato fatto da Fischietti, Zilocchi, Cannone, Mori, Sì. Lucchesi, Trulla, cioè tutti i giocatori che un anno, 12 mesi, 18 mesi fa al massimo hanno fatto le selezioni con il Mondiale, con l'Under 20, adesso sono Certo. affacciati all'alto livello internazionale e comunque oltre ad aver espresso in campo buone prestazioni, ad aver dato, ovviamente parlo generalmente della squadra, aver dato quella linfa in più, quell'energia all'interno del gruppo, legata anche a un'etica di lavoro, legata anche a una crescita generale che hanno portato all'interno di questa squadra, devo essere contento. Le prestazioni, quelle contro Scozia, quelle contro il Galles, fino al 60esimo avevamo la percezione di poter vincere la partita e portarla a Ma casa. poi Poi, Luca, dimmi che cosa succede. Dal 60esimo in avanti, anche con l'Inghilterra non siete mica partiti male. Poi vabbè, ma dopo allora parliamo del l'Inghilterra. Galles, che c'ho la mia teoria. Però dal 60esimo, 65esimo sembra che si rompa un qualche cosa e che, boh, cioè come Allora, si risolva? io non penso sia una questione fisica, non penso sia una questione fisica perché come abbiamo lavorato in preparazione a questi test match con la lunga prestagione fatta nei club, e quello che è stato il lavoro intenso, fisico, di preparazione e mentale svolto in questo periodo con la nazionale è stato veramente incredibile. I dati GPS, e il feedback da parte dei preparatori, i dati delle partite comparati anche con partite internazionali giocate semplicemente all'inizio delle selezioni 2020, quindi come la squadra è mutata positivamente in quest'ultimo periodo. E anche la questione mentale, cioè la squadra ha mollato, la squadra non ha mollato, sono un mix di componenti che comunque hanno portato a perdere la partita o comunque perdere la possibilità di mettere pressione all'avversario, perché sui 24-18 contro il Galles, quando prendiamo la meta, lasciando stare che forse c'erano due episodi da cartellino che avrebbero potuto cambiare le sorti, però non Senti, voglio... Non la meta, voglio se al posto dell'Italia ci fosse stata l'Inghilterra o anche qualcuno la Francia, la meta quella lì non gliela davano, Comunque, in ogni caso, cioè, eh. passando, nel senso, non voglio giudicare, però
cerco di analizzare quello che può essere il nostro, la nostra pecca o quella che può essere. Ma a me da tifoso girano le balle. No, ma girano le scatole a tutti, ovviamente. Però dico, quello che noi possiamo fare è far sì che un errore non sia seguito da un ulteriore errore, seguito da un ulteriore errore. Esempio, prendiamo un calcio di punizione nel campo avversario. Loro vengono nel nostro campo con una touche. Da quella touche lì generiamo un altro calcio di punizione e vai a giocare dentro i 22. E dopo prendi la meta e dici, ma Luca Bici è entrato male in maul, abbiamo preso meta tecnica, cavolo. Cioè, ok, Luca Bici ha fatto l'intervento sbagliato, però da cosa è arrivata questa situazione in cui ho dovuto difendere eventualmente anche contro l'Inghilterra, abbiamo perso 31-10, se non, bene non mi ricordo, abbiamo difeso 9 volte la linea di meta da touche. Cioè 9 volte siamo entrati dentro i nostri 22 per un calcio di punizione. Legato a cosa? Che sia stato un fuorigioco, un calcio di punizione in rack, e un placcaggio alto, però difendere 9 volte contro squadre di questo livello, le mette, le prendi fondamentalmente. Quindi è cercare di non arrivare a, non dico non arrivare a difendere la tua linea di meta, ma a far sì che un errore non porti un altro errore. Prendi la meta al 60esimo, quando sei sul 24-18 e pensi di poter comunque competere fino alla fine, da quel momento lì comunque noi non siamo stati abituati, questo purtroppo è una considerazione da fare, a comandare il punteggio sin da subito. Ed effettivamente sia con la Scozia che con il Galles, che sono state due partite più competitive, definiamole così, Sì. di questa Autumn Cup, c'è sempre stata l'impressione sul tabellino della squadra avversaria. E comunque al 60esimo dici, cavolo, però cioè, sto vincendo, sto mantenendo il controllo su una partita importante, potrei portare a casa contro una Scozia, contro un Galles, lasciando stare, non vogliamo analizzare quelli che sono gli avversari, però avere la capacità sempre di essere a mente fredda, cuore caldo, fare la decisione giusta, fare un errore, perché gli errori capitano, e reagire con un'azione positiva, mantenere il momentum della partita sempre positivo, cioè puntare il dito sul placcaggio sbagliato, sul perché abbiamo preso la meta, sulla decisione dell'arbitro. Sì, sono tutti fattori importanti, però come noi giocatori, responsabili, leader, capitano, comunque chi gestisce un po' l'equilibrio della squadra, cercare di mantenere salda l'attenzione, soprattutto nei momenti, perché se al 60esimo prendi la meta, vai sotto di 5, hai altri 20 minuti per segnare 2 mete e vincere una partita. Quante sono state le squadre e le nazionali, ma anche le partite di club in cui negli ultimi 5 minuti si decidono le sorti della partita? Ecco, noi dobbiamo riuscire a iniziare a costruire questa consapevolezza che le partite si decidono per noi negli ultimi 20 minuti. Perché tu puoi partire bene, puoi segnare 3 mete, Sì, puoi sì, avere sì. un gap di 14 punti, ok? E non dico rilassarsi, perché cioè, quando scendi in un campo da rugby non sei mai rilassato. Sei rilassato per una prima linea, neanche quando scendi che vieni sostituito, perché tanto devi sempre essere fasciato, caldo, perché potresti rientrare da un momento all'altro. Quindi finché l'altro non fischia, davvero nessuno abbassa mai la guardia. Però, e questo passa attraverso un processo di crescita sul quale tra club e nazionale stiamo lavorando, la gestione degli 80 minuti, la reazione ad un errore, la costruzione del momentum della partita e la gestione tattica che deve essere fondamentale. E questo penso che sia il passo in avanti che come squadra, come giocatori, come responsabili un po' di questa nazionale dobbiamo prenderci, perché ripeto, la touche sbagliata, nessuno vuole sbagliare una touche importantissima sui 5 metri, e tutti vogliamo avere una maul performante, arrivare nei. Perché poi si incazzano tutti con te perché sei tu che tiri, che tiri la touche. No, però No, sei andato bene, non è, cioè, hai fatto tutti dei bei vabbè, ma lanci. guarda, io è una discussione che ho fatto anche con un mio amico, cioè, nel senso, è importante quella che sia la percezione del giocatore, da quelli che sono i tifosi, perché alla fine i tifosi, chi ci segue, sono critici quando bisogna esserlo, ma i nostri primi tifosi quando le cose vanno bene. Però non possiamo farci condizionare noi giocatori. Detto questo,
nel senso, io sono una persona che crede tanto in quella che è la preparazione della settimana, nel senso la costruzione della confidenza durante una settimana per arrivare a giocare una partita perfetta, ma non perché se tu sai per filo e per segno tutto quello che l'avversario deve fare, farà nelle zone del campo o tutto quello che devono essere i tuoi movimenti in attacco, le tue linee di corsa, dove devi andare, quindi giocare come se tu avessi un joystick, diciamo, come se qualcuno col joystick ti muovesse in campo, però essere tranquillo su cosa è il tuo ruolo in attacco, in difesa, ti permette di esprimerti in maniera più performante, avere la mente libera per giocare a rugby e divertendoti, anche perché quando ti diverti, quando le cose vengono bene, quando sei performante in mischia ordinata, quando avanzi in drive, quando riesci a fare placaggi dominanti, quando porti avanti dei palloni, quando hai una continuità diretta e prendi un buco, e anche quello legato a quello che dicevo prima, adesso penso, spero e penso ci sia visto anche l'entusiasmo che abbiamo iniziato a creare un po' all'interno della squadra, e il gioire per le piccole cose, turnover vinto, la squadra che va a festeggiare il giocatore, l'ottimo placcaggio, la squadra che va a festeggiare il giocatore, il buon portatore di palla, la squadra che festeggia il giocatore, quando l'arbitro fischia ed è una posizione a favore, la squadra festeggia. Questo crea energia, ma energia positiva. È la stessa energia, ovviamente non festeggiare quando si prende un calcio di punizione contro, però la stessa energia annulla quello che è la situazione negativa, ed è per quello che dicevo prima, cioè reagire all'errore, o comunque la cosa più importante è come si reagisce all'errore, e in questa per le ultime partite purtroppo soprattutto nella seconda parte del secondo tempo l'errore è stato seguito dall'errore, quindi dobbiamo lavorare sotto quel punto di vista lì, è un'analisi fatta ovviamente a mente lucida da me, però penso che sia un po' il denominatore comune di quello che è il pensiero, almeno di noi giocatori, di come vogliamo gestire le situazioni, anche perché lo staff ci mette tutte le carte in regola per scendere in campo, e dopo chi scende in campo siamo noi, quindi le decisioni spettano a noi, fa parte del percorso di crescita dei giovani, però sono sicuro e consapevole che l'Italia del Senazione 2021 sarà un'Italia non voglio dire diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, perché non Beh, lo più sarà. matura, sarà sicuramente più Più matura. consapevole, più in controllo, più fiducioso di quello che ha fatto. E anche contro il Galles siamo riusciti a segnare degli elementi in attacco che se portiamo il nostro sistema di attacco visto nell'ultima partita, paragonata a quello della prima partita, è una squadra completamente diversa. La confidenza che è creata in difesa, la confidenza creata nelle fasi statiche, la buona prova della mischia ordinata, la crescita che dobbiamo avere nella rimessa laterale, soprattutto quando parliamo di driving mall. Però tante piccole cose sono andate, abbiamo dovuto ovviamente ritrovarci, metterci a mente fredda, analizzare quelli che sono stati i problemi, e lo abbiamo fatto, e abbiamo voluto prendere anche un po' di fiducia, come stavo dicendo, da quelle che sono state le situazioni positive, e purtroppo non c'è stato neanche tantissimo tempo per pensare, stare lì, ragionare su quello che non poteva, doveva migliorare, fare, perché alla fine abbiamo avuto 4 giorni liberi, ci siamo ributtati subito in quello che è il mondo del club, le Zebre hanno riabbracciato tutti i giocatori internazionali, abbiamo, come dicevo prima, un mese importantissimo, quindi è stato veramente importante dedicare 3-4 giorni a fare un bilancio definitivo di quello che è stato Senazione Autumn Cup, girando la pagina e concentrandoci adesso su quello che è l'impegno con le Zebre. Però sì, sono fiducioso per quello che sarà il nostro cammino al Senazione 2021. Iniziamo subito con Francia e Inghilterra, Adesso è perché infatti, sì. iniziamo subito così, pronti via, va bene,
e costruiamo, e quando da lì partiamo alla grande, come anche quelli che sono stati ovviamente i giorni del mondiale, che ho assistito in diretta, ovviamente ho appena detto cavolo così, però fondamentalmente col senno di poi ovviamente sarà un girone ostico. So che hai fatto anche l'intervento dopo, non l'ho visto, sono sincero, che sì, hai fatto l'intervento. Venire con, c'erano i capitani lì, abbiamo un intervento di un paio di minuti, però ovviamente cioè, becchi la squadra ospite, la Francia che fosse la squadra che negli ultimi 12 mesi ha espresso il miglior rugby con giovani. Ed è stata anche un po' di ispirazione, perché come dicevi tu, 8-9 giocatori adesso nel giro della nazionale francese, anzi giocatori chiave della nazionale francese negli ultimi 2 o 3 anni hanno vinto 6 nazioni mondiali, quindi hanno avuto un percorso di crescita, giocano in un campionato di altissimo livello, sono giocatori che sono messi in condizioni di performare all'altissimo livello con una pressione come il campionato di Top 14. Forse questo è un po' differente rispetto al campionato top 14, però comunque sono giocatori che arrivano dall'under 20, squadra con un mix di giocatori di alto livello, giocatori più formati, viene in mente anche il capitano Charles Olivon, se non sbaglio, 90, 93, giocatore del Tolone, quindi anche loro hanno giocatori chiave di una certa età e tantissimi giovani che hanno dato quel qualcosa in più alla squadra. Noi abbiamo aperto le porte ai nostri giovani, ne arriveranno degli altri, hanno ben figurato, dobbiamo prendere fiducia e consapevolezza da questo, per cui sarà bello lavorare per le prossime 30 partite, perché più o meno ragionando sugli impegni che ci saranno prima della Coppa del Mondo, a grandi linee saranno circa 30 partite, quindi il tempo è tanto. Se guardiamo 30 tanta partite roba. Come era la Francia e come negli ultimi 12 mesi ha fatto questo sviluppo, si è notevolmente migliorata, noi dobbiamo pensare al nostro prossimo passo, e il nostro prossimo passo è adesso Zebre, Treviso, Derby, Europa, Nazioni 2021, Francia, Inghilterra e via. Ogni un passo alla volta, e questo è sicuramente il nostro obiettivo. Ma senti, tra parentesi, le zebre, tu non sei andato a giocare l'ultima partita con il Bayonne? No, non ho giocato contro Perché il tu. Bayonne perché ero a riposo, rientro domani, e giochiamo a Brive, È breve. domani rientro a partire dal primo minuto. Ma senti, lì 25-25, dalle donne non l'ha presa bene, ha detto basta buttare via partite. Ma buttare via partite, purtroppo era una partita che potevamo vincere. Loro, nonostante siano venuti a Parma con una buona squadra, beh, siamo tutti consapevoli che i francesi la Challenge Cup interessa fino a un certo punto, però la squadra che hanno portato era una discreta squadra, Bayonne è una squadra di mezza classifica di top 14, quindi nel senso, è una buona squadra. Però fondamentalmente potevamo segnare di più, Portarla a potevamo casa. essere più precisi, avremmo potuto portare a casa la partita, e siamo stati anche un po' fortunati perché tornando un po' al discorso di prima del momentum, per come ci eravamo trovati con gli Sì. ultimi minuti a ridosso dell'80esimo, se la partita fosse durata qualche minuto in più, un calcio di punizione, una meta segnata, avremmo perso la partita. Quindi sì, abbiamo fatto ovviamente un mea culpa, abbiamo un pareggio che comunque non è una sconfitta, ma consapevoli di poter vincere quella partita. Certo, senti, tra un po' è il tuo, come si dice, anno, il primo anno di capitano. Il 20 di gennaio ti avevano fatto capitano. Sì, all'inizio delle Nazioni scorso. Ah, tra un po' sei sotto, devi festeggiare. Magari festeggiamo Vorrei festeggiare con con una una bella vittoria. vittoria alla partita inaugurale contro la Francia. Quella sarebbe la bella vittoria, una bella motivazione per cui festeggiare. No, comunque sì, ovviamente sono molto contento. È stato un anno particolare, penso un po' per tutti, però pieno di emozioni.
pieno di responsabilità, è un ruolo decisamente, ripeto, di responsabilità, ma 360 gradi, sia per quello che è l'esempio che devi dare quotidianamente alla squadra, ma sempre mantenendo saldo quello che è il tuo lavoro, quello che è il tuo ruolo, certo, cercando di, quotidianamente, di essere la migliore versione di te stesso, legato a quelle che sono le responsabilità del tuo ruolo, fuori dal campo, di tutto, però dico, con l'aiuto anche dei miei compagni, dello staff, in un ruolo che 12 mesi fa, 11 mesi fa era nuovo per me, adesso mi sento leggermente più confidente in questo. Sicuramente devo crescere, ci sono alcuni aspetti sui quali sto lavorando, sto studiando, lo metto, sto leggendo, per cui anche questo qua è un ruolo, un riconoscimento incredibile, ancora adesso pensandoci mi viene la pelle d'oca, però... Hai preso il posto di Leo? Com'è? Hai preso il posto di Leo Ghiraldini? Beh, l'ultimo capitano al mondiale era stato Sergio. Era stato Sergio. No, parte il mondiale, poi dopo quando Sergio non ha più giocato in nazionale era diventato Ghiraldini il capitano. O sbaglio? Beh, in questi ultimi 3 anni Leo è stato capitano nel tour dove Sergio non c'era. Sì. E alcune finestre di novembre dove appunto dove Sergio era infortunato, comunque sì, diciamo sì, che si sono alternati la fascia di capitano Leo e Sergio in questi ultimi 4-5 anni almeno, e appunto anche avere la figura di Leo all'interno del gruppo sia per il mio sostegno sia per la persona in primis che è, per come riesce ad esprimersi nei confronti della squadra, come dimostra di essere un professionista a 360 gradi. Lui è veramente molto, molto professionista, sul serio. È un amico, è un uomo, è un padre, è un giocatore formato, un giocatore di massima esperienza, un giocatore silenzioso che indossa le parole sempre al momento giusto, carismatico, determinato, mi ha davvero aiutato tanto in quello che è stato il mio ruolo in questi ultimi 2 mesi, e come lo è stato Sergio, come è stato Dean Bada a Treviso, George a Parma prima, Tommy Castello, quindi tutte persone comunque che ho, con i quali ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio, di imparare da loro, di riuscire a captare quello che secondo me era importante, e appunto che mi hanno formato come persona e come capitano. Certo, pensa che quando c'era fermo il lockdown, credo che fosse marzo, aprile, avevo contattato Leonardo Ghiraldini per incontrarlo, no? E alla fine gli avevo detto, è stata una bellissima intervista oltretutto, alla fine gli avevo detto, guarda che secondo me torni in nazionale, lui era ancora in Francia, no? E lui mi ha detto, ma figurati, no? Quando poi è stato convocato, allora gli ho mandato un messaggio e ho detto, hai visto, te l'avevo detto io che ti avrebbero riconvocato, no? Gli ho detto, sì, va bene. Però effettivamente rientrare da un infortunio come suo, una determinazione a lui che è pazzesca. Tra parentesi, si è laureato. Si è fatto male, mi ricordo la partita contro la Francia, si è fatto male, si è operato dopo poco, la preparazione mondiale separata rispetto alla squadra, e dopodiché è il mondiale, doveva rientrare contro la Nuova Zelanda, sappiamo ciò che è successo, poi era finito andare a Bordeaux, dopo il Covid, veramente sono stati 2 anni praticamente per lui molto 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 impegnativi, infatti vederlo in campo ancora con la maglia azzurra per lui, per la sua famiglia, per quello che è stato per il rugby, per quello che è stato, per quello che è per il rugby italiano, è veramente, è stato emozionante per tutti quanti. Poi
ripeto, ha dato un contributo incredibile alla nostra squadra, piena di giovani, dove comunque i giocatori che anch'io vedo ancora in Leo un totem del rugby italiano dal quale imparare è importante. Quindi veramente lo ringrazio di cuore per il supporto che ci ha dato in questi anni a tutti noi. Va bene, comunque penso che tu abbia raccolto un'eredità, lo scettro, e penso che tu comunque possa utilizzarlo bene, ecco. Sì, ho cercato di captare, di assimilare le migliori cose che ho reputato importanti da chi sono stati i miei capitani, ma non solo i capitani, perché ci sono alcune figure di spicco all'interno di una squadra, di leadership, di personalità importanti che casomai anche se non riconosciuti come con la fascia di capitano sono Certo. fondamentali, ovviamente tanti, tanti giocatori. Quindi cercare sempre di capire come la squadra vorrebbe essere capitanata, quelli che sono gli equilibri e senza ovviamente mai, 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 mai dimenticare quello che è il tuo ruolo, il tuo lavoro, perché le prestazioni parlano, perché spesso e volentieri una parola in meno, ma un placcaggio in più, un discorso meno sentito, meno profondo, ma un esempio di dedizione, di sacrificio, di lavoro, che è un po' quello che sono i miei principi, penso diano di più. Quindi è riuscire sempre a trovare un equilibrio. Sì. Va Questo è quello dove sto cercando di migliorare, di lavorare. bene. Allora, senti, io ti ringrazio, ti faccio i miei più grossi auguri per la carriera, per tutto quanto, per Natale. Poi tanto Grazie mille, Roberto. ti vedo in televisione, perché chiaramente vedremo le partite sia delle zebre che della nazionale. E poi ci sentiamo, perché prima o poi, quando apriranno le gabbie, che riusciremo a sconfiggere questo. Aspettiamo di abbracciarci tutti allo stadio, di sorseggiare una birra a fine partita, festeggiamo una vittoria, dai. Capito? Dai, Va ok. bene. Buon Natale, Grazie, grazie grazie a tutti, Luca, a presto, ciao. ecco. Ciao. Ciao, ciao.